Gianluca Orsini è da qualche ora il nuovo presidente di Cantina Tollo, che è una delle realtà cooperative più grandi d'Abruzzo, che ha segnato la storia nel bene e nel male. Poi vedremo questo che cosa significa. Ma innanzitutto, che cosa è successo dentro l'azienda? Allora, sul discorso del male, perdonami se dissento, ma credo che noi come cooperativa abbiamo fatto solo del bene al territorio. Una cooperativa che è nata nel 60 con l'impegno di 22 persone che hanno creato la cooperativa e si è sviluppata e ha creato chiaramente sul territorio una ricchezza e un benessere che chiaramente è lo spirito cooperativistico che ha contraddistinto Cantina Tollo e tutto, insomma, la parte del territorio sussultante. Quindi su quella parte, perdonami, ma non sono d'accordo. Sulle votazioni abbiamo deciso di rassegnare le dimissioni, io insieme con altri sei consiglieri, e abbiamo anticipato di circa 6 mesi le votazioni naturali che sarebbero avvenute a dicembre. Volevamo partire con una squadra nuova, c'erano delle persone che si volevano impegnare e partiamo con anche delle persone valide, con delle competenze interne che ci permettono di andare a dare delle linee di direzione alla cantina e alla cooperativa. Quindi è stato un anticipo dove chiaramente abbiamo ridato voce alla base sociale che chiedeva costantemente un cambiamento. Ecco, per male, tanto per chiarire, non si intendeva nulla di negativo, semplicemente il fatto relativo alla discussione che ormai si fa da anni sul dare valore o aumentare i volumi di vino. Chiaramente certo. Le cooperative hanno il grande merito di aver portato ad esempio il Montepulciano alla ribalta del mercato internazionale, certo. Ma probabilmente ad un valore minore di quello che ci si aspetterebbe. Certo, assolutamente. Noi adesso stiamo vivendo un momento critico nel settore. L'anno scorso, come ben sapete, c'è stata la Pronospora che comunque ha messo le condizioni delle aziende in crisi. E quindi stiamo cercando chiaramente di dare valore al prodotto. Per dare valore al prodotto bisogna chiaramente partecipare a queste manifestazioni che ci permettono a livello internazionale di valorizzare il nostro prodotto, quindi il nostro territorio, perché comunque credo che a noi non manchi niente, sia a livello qualitativo sia a livello anche di promozione, per cercare di alzare un po' il target e quindi dare un valore aggiunto, quindi anche una remunerazione diversa al socio conferitore, che poi è la base della cooperativa in un modo o in un altro. L'avvicendamento ai vertici di Cantina Tollo cambia qualcosa nella geopolitica del vino abruzzese? Ma credo assolutamente no, noi siamo una realtà importante per quanto riguarda il territorio chietino, comunque abruzzese, perché noi abbiamo soci di Pescara, abbiamo soci teramani, quindi e abbiamo soci molisani, arriviamo fino anche in Puglia. Noi abbiamo l'idea di iniziare a cooperare, le cooperative devono avere l'obbligo di iniziare a cooperare per cercare chiaramente di superare queste sfide che poi il mercato ci chiede. Grazie, buon lavoro. Grazie.